Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Forne, capitolo 5, stagione 1, 28 dicembre 2023. Sono passate le feste di Natale, quindi spero che voi abbiate riscattato tutti i regali dedicati all'evento Mezz'inverno, ma oggi siamo qui per il consueto video mappe creative e oggi andremo a rivedere una mappa che è stata calibrata. Ma prima di cominciare con il video di oggi, vi ricordo il contest dedicato a 11. Se raggiungiamo i 100 like al video e 2000 iscritti al canale, sceglierò chi avrà commentato con 11 nei commenti qui sotto, che riceverà dal sottoscritto il regalo, la skin da 1500 V-Buck. Quindi mi raccomando, spolliciate, condividete il video con i vostri amici e se volete supportarmi, ecco il codice creatore ILJANYT. Da rinnovare ogni 14 giorni, mi raccomando, se userete il codice taggatemi su Instagram e verrete ripostati nella stories e menzionati nei prossimi video. Dunque amici, il codice della mappa di oggi 85848379 5621. Andiamo a startarla in modalità partita privata, andiamo a vedere tutti i passaggi per guadagnare tantissimi XP. Versione della mappa numero 39, mi raccomando, verificate sempre la versione della mappa che sia la stessa del video, altrimenti non guadagnerete punti esperienza e non troverete i tasti da cliccare. Dunque, amici, una volta startata la mappa, scendete giù nell'arena, andate qui dietro dove c'è il timer sulla destra. Esattamente qui attivate il qua in alto, attivate il timer dei 15 minuti e io vi consiglio per ottimizzare i tempi di completare la task in alto a sinistra, quella viola 7000 movement, perché vi darà punti esperienza in tutte le fasi. Quindi se volete ottimizzare il tempo, altrimenti attendete solo i 15 minuti, però visto che comunque sono punti esperienza in più rispetto a quelli che andremo a vedere in questa mappa, secondo me comunque ne vale la pena. Quindi, una volta scaduto il timer, torniamo nel back to spawn, andiamo qua a destra, in mezzo tra FFA, qui in basso, alla sinistra dell'FFA Slurp Pit, abbiamo il tasto Get Key. Recuperiamo 10 chiavi che ci serviranno per aprire in prima fase il cavò e poi le secret room. Una volta recuperate le chiavi, dobbiamo andare ad aprire il cavò che si trova nell'angolino in basso a sinistra. Quindi andiamo verso il nostro cavò. Usiamo le chiavi che abbiamo appena recuperato, anzi la chiave, apriamolo e qua in basso frontalmente abbiamo il primo pulsante interagisci. E una volta cliccato inizieremo a guadagnare punti esperienza in modalità AFK. Ora andiamo sul lato opposto dove c'è il jumper qui e alla sua sinistra. Qui dobbiamo fare 7 rampe e poi 7 basi, quindi 7 così e poi faremo 7 basi verso l'interno dell'arena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui troveremo il tasto Secret Room. Una volta entrati in questa Secret Room, dobbiamo entrare nel palazzo esattamente di qui. Saliamo le scale, primo piano, secondo, terzo, quarto e quinto. E qui sul tavolo saliamo sopra, qua in alto dove c'è l'arco di pietra, eccolo qui, i mattoni, abbiamo il pulsante da cliccare. Una volta cliccato il tasto, inizieremo a guadagnare punti esperienza e ora guardate cosa succede. 60K, 70, 80,
80, 90, 165 davvero niente male. Rientriamo ancora nella Secret Room, questa volta andremo al primo, secondo, terzo piano. Al terzo piano, qua dove c'è la scatola di legno, qua dietro abbiamo un altro tasto da cliccare e cliccandolo guadagneremo altri punti esperienza. Scendiamo giù di nuovo ancora nell'arena. Questa volta ritorniamo dove c'è il cavo e qui a destra faremo da questo lato 9 basi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi ne faremo 3 a sinistra, quindi 9 e poi 3 a sinistra, 1, 2, 3 e qui troveremo il tasto Secret Room. Una volta entrati in questa Secret Room saliamo la scala, saliamo ancora, secondo piano, terzo piano, quarto e qui dietro dove c'è questo schedario abbiamo un altro tasto da cliccare e una volta cliccato anche qui guadagneremo altri punti esperienza. Scendiamo giù, intanto siamo arrivati a 180k, rientriamo ancora nella Secret Room, quindi entriamo dentro e questa volta andremo al secondo piano, quindi primo, secondo, porta di sinistra, entriamo. E qui dove c'è questa pila di bancali, qua troveremo il nostro pulsante Secret da cliccare. Quindi non ci resta che completare l'ultimo passaggio, quindi scendiamo giù, andiamo qua dove ci sono le rampe che abbiamo fatto della prima Secret Room e praticamente nell'angolino, anzi nella metà, quindi esattamente qui dietro abbiamo la FK Room e qui potremo completare il cap di questa mappa arrivando circa a 250k. Davvero niente male per una sola run di circa 25, 20-25 minuti. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Ah, dimenticavo, aspettate, aspettate, aspettate. Vi ricordo il contest, se arriviamo a 10.000 iscritti faremo una live su Twitch con all'interno tre codici per riscattare 1.000 V-Buck per ogni scheda. Quindi mi raccomando, condividete il video con i vostri amici, supportatemi con un like e con il codice creatore il JohnYT, tutto attaccato. E noi ci vediamo per un prossimo video. Io vi auguro una buona giornata e un buon game a tutti. A presto. Ciao!